E ricordo nel libro c'è l'ultima telefonata che ebbe con Silvio, che torna al calcio, e lì anche lui, a differenza di me, lui era un signore, signore Ginace, quindi lui anche in campo era un signore, perché ricordo che ero per lavoro nella masseria di Vespa in Puglia a fare un dibattito sulle infrastrutture, era il 10 di giugno e c'era la finale di Champions Inter Manchester City. Io ovviamente avevo di fianco imprenditori, sindaci, amministratori Vespa, però sul tavolo avevo il telefonino sintonizzato sulla partita. L'Inter perse, peccato. Chiamai Berlusconi che mi disse: Matteo, hai visto, peccato, perché a me è spiaciuto, è pur sempre una squadra di Milano. Io lo ascoltavo e non pensavo altro, perché aveva sempre ragione, e ci demmo appuntamento per il giorno dopo, perché io dalla Puglia tornavo su a Milano, e mi fa: vieni a trovarmi domani l'11, va bene, io domani parto, poi il giorno dopo sento, mi messaggio con la Marta, dice: guarda, è un po' stanco perché ha fatto tardi, ha dormito male, facciamo che non vieni oggi, facciamo che ci vediamo domani. E poi domani ha salutato.